c'è un altro militante, Zenga, che quando parla di politica dice sono un ex allievo Fiat, non dice sono un vecchio militante, perché la sua identità è quella. Noi siamo gli operai della Fiat, noi siamo un movimento operaio, di lavoro, di piccoli, come diceva un grande politico europeo, i piccoli. Siamo nella battaglia per difendere l'Europa dal pericolo islamico, come fa un leader coraggioso come Geert Wilders, che io incontrai molti anni fa a Roma, non lo voleva incontrare nessuno. Adesso c'è questa forza europea che nasce e fa tremare l'Europa delle vecchie cancellerie. C'è una nuova Europa che nasce e io, come piemontese, sono orgoglioso che dicano della nostra Lega, della nostra battaglia politica, qualche pagina di errori anche gravi. C'è, ci sarà stata, ci sarà, speriamo di no, anche in futuro, ma quante pagine gloriose. Quando quattro gatti senza soldi abbiamo organizzato un muro umano sul Po e solo la TV svizzera, Rai di merda, diceva che eravamo 100.000, eravamo 2 milioni. Che goduria quel giorno vedere la TV svizzera che diceva le cose come stanno. Ieri un regista Rai, che quando ero membro della Commissione Vigilanza Rai mi recava, faceva finta di non conoscere il funerale di Farasino, pensate, e noi dovremmo aver paura di questa gente qua. Si ricordino che noi abbiamo due palle così e non ci fermeremo mai, perché siamo la Lega di battaglia, come dice Salvini, e con lui alla guida in Europa, noi, chiunque ci sia, perché nessuno di noi la ricerca di posti, ma stiamo ritrovando, grazie a questo senso, direi naturale, che la Lega ha di rinnovarsi e di ritrovare la strada giusta, stiamo tornando una Lega di battaglia. Noi dobbiamo rispondere in questo modo a chi ci vuole morti, e Dio sa qui in Piemonte se sappiamo che ci vogliono morti, ma noi ce ne sbattiamo i coglioni perché siamo vivi e forti, perché siamo nel giusto, perché quello che dicono i Forconi e gli altri noi lo diciamo da 10 anni, è quello che finalmente oggi da Torino, dal nostro Piemonte, nasce rivolto all'Europa. È un messaggio storico, qui rinasce l'Europa dei popoli. Grazie Lega che ci fai vivere queste giornate, rimani la Lega che abbiamo conosciuto agli inizi, povera ma combattiva. Noi siamo i nuovi templari dell'Europa, pronti a combattere, mai islamici, mai servi, né di Roma né tantomeno di Bruxelles, ma uomini liberi dell'Europa dei popoli, con le nostre bandiere, la nostra identità, con le nostre regioni e anche con le nostre nazioni. Viva l'Europa dei popoli! È un grande saluto, è un grande saluto, perché vedete, noi qui in Piemonte ci sentiamo e siamo i vicini di casa della Francia. E vedere l'altro ieri a Matrix hanno trasmesso un brano di un comizio di Marine Le Pen, vedere una rediviva Giovanna d'Arco alzare questa bandiera dei popoli con quel tono, quella forza che solo certe donne, le nostre donne per esempio, hanno, beh, ti dà una carica. Non siamo più soli, come quando ci guardavano come dei mentecatti all'inizio della battaglia politica. Siamo in tanti in Europa, e con gli amici degli altri movimenti che, guarda caso, con queste parole d'ordine raccolgono 20, 25, 30% dei consensi, anche noi torneremo anche elettoralmente fortissimi,
dobbiamo andare avanti con la nostra pulizia, la nostra coscienza pulita, fottendocene di chi ci mette merda addosso, coraggiosi, perché il popolo è coi coraggiosi e noi siamo coraggiosi. La libertà, diceva Pericle, la libertà è il coraggio, quindi la libertà è la Lega. Viva la Lega! Grazie Arabia Mario, libera. Grazie. Piemont Liber, Piemont Liber, Piemont Liber. Grazie, grazie. Thank you.